Buongiorno a tutti, ho recentemente acquistato questo Atari 800XL completo di floppy disk drive Atari 1050. Gabriele Guizzardi, che ringrazio, ha iniziato a tradurre i miei programmi del corso sul Basic del Commodore per farli funzionare anche su Atari. Oltre a provarli sull'emulatore Artirra, mi è venuta voglia di provarli su un hardware vero. Per questo ho acquistato questo Atari 800XL completo di floppy disk drive Atari 1050. Mi sono messo a cercare su Facebook Marketplace e ho trovato un'inserzione vicino a casa mia. Il venditore sosteneva che il computer fosse perfetto quando lo aveva riposto in soffitta anni addietro, ma la prova a casa del venditore non è andata bene. E tra poco scoprirete perché. Ho comunque deciso di acquistare il computer a prezzo scontato. Apriamo i pacchi e proviamo il computer. Avevo realizzato un video con gli step da seguire quando si riaccende un computer dopo tanti anni. Metto il link in descrizione. Prima di tutto, proviamo se la tensione di uscita dell'alimentatore è corretta. Lo spinotto della bassa tensione non deve essere collegato al computer o al drive per evitare di danneggiarlo qualora l'alimentatore fosse guasto. Cazzo, saltata la corrente. Un consiglio che vi posso dare, quando acquistate computer vintage, è quello di non fidarvi di computer che non sono stati testati recentemente. O acquistate il computer da un rivenditore, riparatore professionista, collaudato in ogni sua parte, oppure dovreste presumere che il computer non sia completamente funzionante o addirittura sia guasto. Potete anche provarlo con il venditore, caricando dei giochi, dei programmi, utilizzando tutti i tasti della tastiera e i joystick. La prova deve durare un po' di tempo perché non sempre i difetti si manifestano immediatamente. Comunque, apriamo l'alimentatore e vediamo che cos'ha. Questo è l'alimentatore del floppy disk drive Atari 1050, nonostante il venditore l'avesse messo nell'imballo del computer Atari 800XL. Svitiamo le quattro viti e lo apriamo. Mi raccomando, staccate sempre la spina quando lavorate sui circuiti elettronici. L'interno è molto semplice, c'è solo un trasformatore. Svitiamo le quattro viti che lo fissano al contenitore. Si è staccato un pezzo del traferro. Non essendoci altri componenti oltre al trasformatore, devo presumere che sia proprio il trasformatore a essere danneggiato. Lo dovrò sostituire. A questo punto non mi fido nemmeno dell'altro alimentatore. Lo apriamo prima di collegarlo alla spina. Per aprire il contenitore plastico ci sono 4 viti a taglio sul coperchio inferiore. Sembra che l'alimentatore sia già stato aperto, infatti manca una vite che fissa il trasformatore. Svito le altre 3 viti. Anche uno dei perni che fissano il trasformatore è rotto. Proviamo la tensione di uscita. Deve essere a 5 V in corrente continua. (Susurra)
L'alimentatore sembra funzionare. Lo proviamo sotto carico, metto una resistenza da 4,7 ohm 5 watt, in parallelo all'uscita 5 volt. Con questa resistenza l'alimentatore dovrebbe erogare poco più di 1 ampere, vediamo se ce la fa. Durante la prova la resistenza si scalda. L'alimentatore sembra funzionare. Con la spina staccata spolvero un po' il circuito stampato. Posso applicare un transil sull'uscita a bassa tensione e un varistore a ossido metallico sull'alta tensione. Questi componenti offrono una protezione in caso di sovratensione o transienti che possono esserci sulla rete di alimentazione. Monto il varistore ad ossido di metallo sull'alta tensione dopo questo cavo sottile già presente che ha la funzione di fusibile. Monto il transil sulla bassa tensione. L'uscita è già protetta da un fusibile da 2,5 A ritardato. Ora riapplico l'etichetta con le caratteristiche del fusibile che si era staccata prima. La T, prima di 2,5 A, indica che il fusibile non deve essere rapido, ma ritardato. Purtroppo, durante la prova di tensione sul connettore, mi sono accorto che, muovendo l'alimentatore, la tensione non era costante. A volte c'erano 5 volt, altre volte la tensione si abbassava. Controlliamo meglio lo stampato. Qui c'è un piedino del trasformatore che si sta staccando. La saldatura è fatta male e devo rifarla. Proviamo nuovamente l'alimentatore dopo le migliorie. Per sicurezza proviamo anche la tensione sul connettore DIN. Già che qualcuno ha messo mano sull'alimentatore, non vorrei ci fosse la polarità invertita. Per la polarità potete fare riferimento alla slide in sovraimpressione. Il connettore è visto dal lato dei contatti. Adesso è tutto perfetto. Occupiamoci anche dell'estetica dell'alimentatore dell'Atari 800XL. Lavo il guscio con acqua e un po' di sgrassatore. Qualcuno doveva aver già provato a riattaccare il perno che era rotto. Si vede della colla. Anche se non durerà molto, applico un po' di colla Super Attack per riattaccare il perno. Possiamo anche togliere il polistirolo che si è fuso sui cavi. Alcune parti vengono via semplicemente tirandole. In alcuni casi bisogna grattare via il polistirolo fuso delicatamente con l'unghia. Rimonto provvisoriamente l'alimentatore, giusto per provare il computer, sono troppo curioso di vedere se si accende. Dietro al computer si collegano il cavo di alimentazione e il cavo video composito. Il connettore di alimentazione, con la vista rivolta verso la parte posteriore del computer, ha questa disposizione dei contatti. Il cavo video composito è lo stesso, con connettore DIN a 5 poli, che utilizzo col computer Commodore. La disposizione dei contatti è la stessa, quella in sovraimpressione è la vista del connettore rivolto verso la parte posteriore del computer.
Proviamo ad accendere. Via! È partito! Sì! Non lo lascio acceso molto, possiamo spegnerlo subito per verificare che non faccia odori strani. È tutto a posto. Possiamo provare la tastiera. I tasti funzionano bene ed è anche molto bello premerli. La sensazione al tatto è gradevole. Già che ci sono, provo un semplice programma in Basic. Perfetto! Possiamo richiudere l'alimentatore che abbiamo riparato prima. Riavvitiamo le tre viti interne. Probabilmente, se aprite il vostro alimentatore, troverete quattro viti all'interno. Poi riavvitiamo anche le quattro viti esterne. Premendo il tasto Option all'accensione del computer parte il self-test. Proviamo l'Atari 800 XL insieme. Il primo test che facciamo è quello della memoria. Si testa sia la ROM che la RAM. Il test prosegue fino a quando non si preme Help. Poi possiamo effettuare il test del chip audio. Infine, proviamo anche la tastiera. Bene, i test sono terminati e sembra funzionare tutto correttamente. Per oggi abbiamo terminato. Fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto. Ho in programma di smontare il computer Atari 800 XL per guardarlo all'interno e per pulirlo come si deve. Appena trovo un trasformatore per sostituire quella 9V del floppy disk drive, potremo caricare anche qualche gioco. Per essere avvisati quando pubblicherò gli altri video, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso e anche da Leo.